60, sinistra 4 meno per destra 5 più per sinistra 5 meno vai per destra 6, 110 e sinistra 3 più corta vai, 120, sinistra 6 poco lunga 20, destra 6 subito stop 30, destra 3 più corta, continua 5 più, 70, destra 6 in 20, sinistra 4 vai corta 30 e attenzione, destra 4 meno per sinistra 4 più con compressione in uscita, in destra 5 3 volte lunga per fine prova, in sinistra 3. Marco Bordo dell'Autofit Società Sportiva con la Juve i 120. Come di consueto non sarò fortunatamente, ha dovuto lasciare piazza con il sinistra 4 più in 20 e destra 5 meno corta vai 30 e sinistra 6 40, destra 6 50 e destra 4 per sinistra 4 meno in destra 3, 4 meno in destra 3 30, sinistra 6 50, sinistra 6 100 e chicane quadro poi ingresso a sinistra 60, sinistra 5 meno vai palla esterna 50 e sinistra 3 più in destra 4 più lunga no alla fine per sinistra 5 meno corta vai, vai 4 più vai con si volto 80 sinistri e sinistra 6 per attenzione in uscita destra 5 meno corta per sinistra 6 50 destri e sinistra 4 più vai e 4 più vai 150 e destra 3 più corta vai 80 e sinistra 2 meno gira molto 50 e sinistra 6 e chiude 3 più poco lunga vai vedi rosso per destra 6 60 40 destra 6 per sinistra 5 meno vai 40 sinistra 6 50 e sinistra 4 più 30 ritarda poco destra 3 più vai in sinistra 4 per destra 5 40 e destra 4 più vai per sinistra 6 50 e destra 6 90 ritarda 1 stop destra 4 meno poco lunga in subito sinistra 2 gira in subito 2 gira 10 e destra 4 no vai per sinistra 6 30 e sinistra 6 per fine prova ok prima uscita e sinistra destra 6 50 e stop sinistra 6 subito destra 4 più corta Thank you.
finisce con la targa Florio. La targa Florio è il trofeo, non è un premio, è il premio. Ecco, sono fatti a te, hanno risposto tutti i tre. Per la sua prima vittoria assoluta nel campionato italiano Rally ha scelto un palcoscenico unico, la targa Florio, quella che per tutti è a corsa. Andrea Nucita, 28 anni, da Santa Teresa di Riva nel Messinese, al volante della Hyundai 20 R5 si conferma pilota di grandissimo talento. Sulle strade di casa, navigato da Marco Bozzo, ha avuto la meglio su due equipaggi ufficiali, quello Peugeot di Paolo Andreucci e quello Skoda di Umberto Scandola. Vincere la gara più antica al mondo in mezzo al mio pubblico è una cosa che mi rende orgoglioso, sono felice per me, per il mio team, il team Bernini, per Hyundai, credo che ce lo meritiamo un po' più.